Grazie per essere qui con noi e qui invertiamo un attimo il protocollo, cioè prima di consegniamo il premio che abbiamo intitolato Premio La Carriera, una vita per la musica e quindi chiamiamo di nuovo il sindaco di Castelforte, Patrizia. Patrizia Gaetano, prego sindaco. Ecco Elena di Elena che nuovo che. consegna il premio al sindaco. È la consegna ufficiale. Detto che è una sua grande ammiratrice, ma penso che molti di quest'arena. Lei ha una carriera lunga 50 anni. In questi anni il mondo è profondamente cambiato, anche il modo di vivere le cose, anche i sentimenti si bruciano molto più in fretta. Eppure, nonostante tutto, le sue canzoni sono ancora amate e i giovani si innamorano ancora ascoltando le sue canzoni. Beh, credo che nel mondo ci sia anche posto per i sentimenti. C'è chi pensa che i sentimenti siano più importanti dei guadagni, del successo, dell'avere. E chi pensa che i sentimenti siano più importanti va avanti su una strada che è quella che ho preso io. Bene, che anche noi ringraziamo di aver preso. Questa sera Gino Paoli sarà accompagnato al pianoforte da uno dei più grandi pianisti d'Europa e state facendo qualcosa insieme, intanto lo chiamiamo sul palco, il maestro Danilo Rea. Ecco il maestro Rea. Maestro, venga qui con noi un attimo che ci racconta un po' cosa state facendo, perché state girando un po' l'Italia con questo progetto, Due come noi che... Sì, che duettano, si improvvisa. Gino è un grande improvvisatore, io gli vado appresso, è molto semplice. Anche al contrario. Tu vai Insomma, ci prendiamo. L'improvvisazione è bella e la musica creata all'istante è un valore aggiunto. Con grande piacere vi ascoltiamo, ascoltiamo questo duo che sta girando un po' d'Italia e quindi siamo ben felici di ospitare qui a Suio e siamo felici di aver aggiunto a questo albo d'oro anche il suo nome. Andato vista bella così. Come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi di me. È stato come volare dentro camera mia. Sonno più dentro di te, io ti conosco da sempre, ti amo da mai. Fai finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Tardi, ma presto se tu te ne vai. Fai finta che solo per noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai.
sé, dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. Solo per noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. È troppo tardi, ma è presto se tu te ne vai. Stai attenta, Aurora. Laura ha commesso un gesto da pazza, non è pazza. Collega di Max e mi ospita anche. Bene, è diventato un bed and breakfast. Se chiami una donna una volta ogni 15 giorni è solo per scopare, tu devi essere il dio del sesso. Non è questo il caso. Ecco, da un passaggio di testimone fra genovesi. Sera, buonasera a tutti, buonasera. Bene, facciamo finta che non ci conosciamo. Sì, mi dia anche del lei, per favore. Va bene, va bene. Stasera Giorgia le daremo del lei. Posso dire una cosa, Laura? Io ti capisco benissimo perché, mamma mia, che emozione ascoltare Gino Paoli. Poi le canzoni, insomma, con cui anch'io sono cresciuta, oltretutto un mio conterraneo, e soprattutto ti lascia una canzone per tristissimo, scusate. Poi ti ho visto in veste di regista in prima fila, che ha fatto tutto un video pazzesco su Gino Paoli. Ti abbiamo beccata, eh? Ah. Sì, sì. E quando mi ricapita Gino Paoli pure è sul io l'ho termo, detto, pure scusate. Io l'ho detto. Giorgia Wurt è un'artista davvero completa, attrice di cinema, l'abbiamo vista in questo showreel con Maschi contro Femmine, Com'è bello far l'amore, è anche una bravissima attrice di teatro, è prestata alla fiction perché lei comunque ama il cinema con Le tre rose di Eva, che è stato uno dei più grandi successi della stagione di Canale 5, scrive anche romanzi, quindi in quale di questi ruoli ti riconosci maggiormente? Potrei dire nel beach tennis, nel gioco del beach tennis. Poi ve la raccontiamo dietro le quinte. No, ma guarda, sono ruoli talmente complementari per me che non saprei scegliere. Cioè, scrivere è un'esigenza che io ho fin da quando ho imparato a farlo, quindi fin dalle elementari. Scrivere qualcosa che dipende totalmente da te, cioè se scrivi una cosa bella è merito tuo, se scrivi una cosa brutta è colpa tua, mentre invece recitare è anche un po' deresponsabilizzarsi in un certo senso, nel senso che poi c'è comunque qualcuno che ti scrive cosa dire, qualcuno che ti veste, qualcuno che ti illumina, qualcun altro con cui dividere la scena, quindi insomma sì, tu devi fare il tuo, però è comunque molto un lavoro di squadra, per cui fanno parte della mia vita tutte e due queste cose e assolutamente convivono in modo complementare. Bene. Grazie. Cosa pensi che si debba a questo tuo grande boom di popolarità? Boh. Non so, ma non mi sembra una roba così esagerata, però no, vabbè, sai, io cerco di andare avanti passo per passo, di cercare di fare bene il mio, poi insomma se vengo apprezzata sono contenta, però
Giorgia, poco tempo fa mi ha raccontato questa curiosità. C'è un ruolo che le piacerebbe interpretare in modo particolare? Eh sì, Lady Oscar. Lady Oscar! È il mio sogno, è il mio cartone preferito, tuttora lo guardo, c'ho anche l'album delle figurine completo, comprato su eBay. Sì, Lady Oscar sarebbe il mio sogno, perché credo, c'è tutto lì dentro, c'è la storia, c'è l'azione, c'è la spada, i cavalli, ma c'è l'amore, soprattutto c'è questa donna però celata in un corpo maschile, quindi mi attrae moltissimo. E poi insomma difende la regina, no? Sarebbe bello farlo, ma secondo me avrebbe anche successo, no? Ve lo ricordate? Verremo a vederti. Premiazione come attrice dell'anno a Giorgia Wurt e invitiamo sul palco l'assessore provinciale allo sviluppo economico Silvio D'Arco. Ecco Silvio D'Arco. Buonasera. Buonasera, benvenuto, grazie. Ecco la premia, ecco la consegna, faccia pure la consegna. Hai preso il premio che pesa 100 kg, questo? Che bello, grazie. Foto di rito. Grazie mille. L'attrice dell'anno, Giorgia Wurt. Grazie a tutti. Vorrei approfittare perché cosa più unica che rara, siccome ci sono qua i miei genitori, volevo dedicare questo premio a loro. E grazie, adesso me ne vado veramente. Grazie e buona grazie, serata. Grazie. Della compagnia. Siamo con Nella Grante, la bravissima, bellissima Katia Ricciarelli. Una carriera veramente straordinaria. E il premio Suio Terme 2012 alla carriera sicuramente ben meritato. Era mai stata Suio? No, sono piacevolmente sorpresa perché è un posto che amo, tranquillo, si sta bene, bello, non la conoscevo per niente, ero arrivata in zona, sì, però fino a qua non ero mai arrivata. Comunque ha iniziato con l'opera, con la lirica, lei è stata denominata come soprano verdiano. Verdiano perché, diciamo, per le opere di Verdi oppure per la sua voce verde? Perché un complimento questo, diciamo sì. Per un semplice motivo, perché nel 1972 o circa 71, dimentico facilmente le date, vinsi il concorso verdiano televisivo che okay. Fu indetto dalla RAI. E allora sono diventata verdiana, ma in realtà io ho spaziato con Rossini, Bellini, certo. Donizetti e altri autori, insomma. Poi si è dedicata al cinema, iniziando con Zeffirelli. L'anno scorso, non so, qualche anno fa con Pupi Avati, e ricordiamo l'anno scorso l'ultima opera a livello di cinema, oltre che teatro, e quello con Terence Hill, e Un passo dal cielo. Noi conosciamo Terence Hill come molto dinamico, con Bud Spencer, con West e così via. Come adesso, diciamo, noi l'abbiamo conosciuto con Don Matteo, Un passo dal cielo, lavorare con Terence Hill com'è? Guardi, io diciamo una cosa, che lui mi ha tenuta a battesimo in un episodio di Don Matteo, sì. È stato il mio debutto in assoluto, diciamo, a parte il film con Zeffirelli, sì, sì. Che era un film comunque canoro, perché l'Otello era cantato, certo. Era cinema, però io, insomma, cantando tutto diverso, no? E lui mi tenne a battesimo in un episodio dove io facevo però la cantante, quindi ero abbastanza comoda, mi sentivo a mio agio, anche se recitare è tutta un'altra cosa. Allora cioè, lui è soddisfatto quando mi ha visto nella produzione di Un passo dal cielo, insomma è un gentiluomo, sì. Diciamo che lui è un gentiluomo, è un uomo che ha sempre il sorriso sulle labbra, cioè. Che ama moltissimo lavorare, che si cura, che ama la sua persona, che insomma io lo adoro. È un gentiluomo, certo. E ce ne sono pochi oggi. Bel carattere. Sì, straordinario veramente. Senta, Katia Ricciarelli attualmente cosa sta preparando? Allora, a proposito di Un passo dal cielo, stiamo completando, diciamo, la seconda serie. Certo. Adesso mandano in onda, non so se ha visto, la prima serie. La stanno certo, mandando, ha finito domenica scorsa e poi andrà quella nuova, gli altri episodi. Però ho finito da poco una... Lui non vuole che si chiami fiction Pupi Avati, sì, perché sì. No, non vuole che si chiami così, e dice che è un film di 5 ore, certo. Che però va a puntate su Rai 1 ed parla, come fa sempre lui, della sua Bologna, della sua infanzia, certo. Dei suoi parenti, e lì interpreto il ruolo di... la zia amabile. Complimenti. Senta,
Senta, noi le facciamo un grossissimo in bocca al lupo, ben venga questo premio suo termine, diciamo, alla carriera, e complimenti ancora. E... Katia Ricciarelli! Allora, parliamo un attimo proprio della sua carriera, che ha attraversato tutte le anime dello spettacolo, perché è una cantante famosa in tutto il mondo, però ha avuto poi anche il coraggio di mettersi in gioco come attrice in ruoli anche intensi, importanti. È stata una casualità o proprio la voglia di mettersi in gioco per una scelta? Mi è piaciuto molto, intanto buonasera. Mi dispiace che non vedo nessuno, vedo solo una macchia. Ecco, così siete molto più belli. È divertente perché ha detto, buonasera, perché ha detto, ha avuto il coraggio. Questo già, posso darti del tu? Hai già detto tutto. Ecco, hai già detto tutto, ho avuto il coraggio, sì. È stata una casualità, nel senso che non l'ho voluto io. Mi è stato chiesto dal maestro Avati e io pensavo che fosse uno scherzo. Infatti quando andai da lui, tanto dovete sapere che sono andata nel suo studio tenendo, come si suol dire, la pancia dentro, no? Tutta così, per sembrare più magra. E poi mi dissi: maestro, cosa posso fare per lei? Devo cantare in un film, non so, una piccola cosa. Ci mi piacerebbe molto, invece vorrei che tu facessi la protagonista di un film, insomma, La seconda notte di nozze. Quindi mi sembrava una cosa talmente assurda, giuro, che ho detto sarà veramente uno scherzo e sarò veramente io pazza ad accettare una cosa del genere. Sono stata pazza, sì. Proviamo allora a vedere, io ho sovvertito un po' le cose, adesso ci fanno vedere alcune scene tratte, ecco, dalla carriera di Katia Ricciarelli. Maestra di pianoforte. E cosa ne facciamo di una maestra di pianoforte? Cosa si fa con una maestra di pianoforte? Si prendono lezioni. Certo, ci siamo conosciuti così la prima volta, lo ricordavamo prima quando ci siamo rincontrati a Terme Vescine. E prima, ecco, a proposito, abbiamo parlato di Pupi Avati, parliamo di un altro grande maestro con cui tu hai lavorato, e cioè Pavarotti, al Metropolitan, sei stata con lui a New York. Sì, sono stata con Luciano tante volte, ed era un cantante straordinario ed anche un uomo che, nonostante la mole, aveva era dinamico, guarda, giocava a tennis, saltava come un grillo, simpatico, ironico, e abbiamo perso veramente una grande figura del mondo dell'opera, veramente.
Parliamo della lirica. I giovani forse si stanno un po' allontanando, stiamo perdendo questo grande patrimonio della cultura italiana. C'è il rischio che scompaia, che sia dimenticata, anche se ho saputo che lei ha un'accademia, insegna in un'accademia. Scusa, Vini, perché sono col torcicollo. È un onore. Adesso vedi, sono io che ti prendo e ti porto a braccetto. La prima intervista che mi ha fatto il nostro caro... Perché non l'hai detto prima? Che di come ci siamo conosciuti? Certo, che lui mi fece un'intervista e io l'ho presi e gli dissi andiamo, facciamola mentre camminiamo. E questa cosa lui me l'ha ricordata oggi, è molto bella. Vedete, ho preso il microfono perché è una deformazione familiare. Allora... No, ho detto veramente una grande cavolata. Cosa volevi sapere? Della lirica. I giovani non è vero che non vanno a teatro, ci vanno e logicamente io parlo dei giovani di 20, 22, 23 anni, quelli più piccoli ci vorrebbero andare, ma dipende molto dai genitori. Se portano i ragazzini piccoli, voglio dire, a vedere un'opera di Wagner o un'opera che dura 5 ore, è chiaro che sbagliano, devono educarli e portarli a vedere le opere più facili da digerire e sopportare, come il Barbiere di Siviglia, l'Elisir d'Amore, eccetera, eccetera. Quindi dipende sempre, la colpa è sempre degli adulti, non c'è niente da fare. Bisogna portare i piccoli, quando sono piccoli, educarli e portarli a vedere le opere giuste. Guarda, allora, mi hanno detto... Io sono 3 anni che faccio questo premio qui, mi hanno detto guarda, non tornerai mai più se non convinci la signora Ricciarelli a proprio, che ne so, un qualcosa di proprio di intonato così a cappella, come si dice, come solo voi grandi artisti riuscite a fare, proprio per darci un piccolo saggio, guarda, se no veramente mi linciano e stanotte devo fuggire da sulle terme. Ma scusate, non era più semplice chiedermelo prima che così me lo preparavo? Io non sapevo nulla, sono venuta qui per ritirare un premio e sono rimasta anche un po' così sbalordita, mi sono detta ma perché non mi chiedono di fare un brano? L'avrei fatto molto volentieri, adesso come la mettiamo qua? È molto difficile così a cappella, a cappella? Sì, penso che sarebbero tutti veramente felici, lo improvvisiamo. Alessandro, tu diciamo suoni il pianoforte. Il regista, allora, di togliere un po' di luce che mi devo immedesimare ancora di più. Da fare in una notte estiva, summer time, vedi? Ci sei riuscito. Naturalmente. La prossima volta vengo con il pianista e facciamo un bel concertino, come si deve, e vi prometto che non vi chiederò un altro premio. Beh, qua comunque c'è il sindaco e quindi, sindaco, abbiamo... Prima, eccolo lì, in prima fila. Signora, me lo dà lei il premio? No? E chi me lo dà il premio? Il premio adesso lo chiamiamo. Abbiamo cambiato sindaco, nel senso che... Me lo danno l'anno prossimo, io ci sto. Te lo diamo subito, però intanto mandiamo un messaggio al sindaco che sei disponibile a tornare e sì, a cantare, e anche il sindaco mi sembra... Sì, verrò ospite, se me lo chiedete, se siete d'accordo, l'anno prossimo, e verrò... Direi di sì. Cantare quello che non ho cantato questa volta, perché non me l'avete chiesto.
Bene, passiamo grave, questa cosa. Grave questa cosa, eh? Ma dopo sappiamo chi sgridare, dopo, quindi dopo lo facciamo dietro le quinte. Allora, dobbiamo, fare la premiazione. E quindi chiamo sul palco la persona, l'abbiamo detto all'inizio, che ha creduto proprio nell'evoluzione di questo premio, l'ex sindaco di Castelforte, Giampiero Forte. Perché da maggio di quest'anno c'è un nuovo sindaco, che è la signora Patrizia Gattà. Eccolo qua, ci ha preso alle spalle. Adesso intanto gli do il microfono, perché, come dicevo, è stato l'artefice di questo premio, e quindi, insomma, certo che in 3 anni, pensa che personaggi che abbiamo avuto, è veramente una grande... sta esplodendo questo premio. Sì, sta andando sempre meglio, devo dire onestamente. Noi già nel 2010 facemmo una bellissima serata qui nell'Arena del Giardino Belvedere con grandi artisti. Nel 2011 ripetemmo il successo e oggi abbiamo ancora fatto, qualora fosse possibile, ancora meglio. Il fine di questo premio letterario è quello del rilancio della stazione termale di Suio Terme. Noi abbiamo fatto sistema, squadra, energia con la provincia, la regione, la Camera del Commercio, per cercare di rilanciare la stazione termale di Suio Terme, una stazione termale ricca di acque sulfuree, per la presenza di iodio sono le prime, come diceva Patrizia Gaetano prima, e le terze in Europa. Dobbiamo cercare di fare ognuno la nostra parte, noi come pubblico nel cercare di portare avanti le infrastrutture, e i privati debbono cercare di tendere a quel centro di benessere che è quella nicchia di mercato, che è molto importante per l'aspetto dei giovani che vengono su questo territorio. Tutto questo nell'interesse di questo comprensorio, perché noi poi siamo fra Forme Gaeta, siamo a 20 km dal golfo di Gaeta, siamo fra Roma e Napoli, le isole pontine di fronte, Ventotene, Ponza, Capri e quante altre vicino, e quindi abbiamo una risorsa archeologica molto importante, che è il Teatro Romano di Minturno, Monte Cassino qui alle spalle, insomma è un buon mix per un'offerta turistica di livello, nell'interesse di questo comprensorio e di questa collettività. Bene, per la premiazione chiamiamo qui anche l'onorevole Gianfranco Conte, che è presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. E quindi lo ringraziamo, così facciamo questa... Buonasera, benvenuto, grazie. Facciamo questa premiazione. Ecco Elena che per l'ultima volta sale le scale per dare premio alla carriera, va a Katia Ricciarelli. Bene, grazie, allora grazie veramente a Katia Ricciarelli, che però è soltanto un arrivederci, perché tornerà l'anno prossimo. Ho promesso, Ormai lo ha detto qua pubblicamente davanti a centinaia e centinaia di persone, anzi che bel pubblico veramente. Non vi abbiamo ringraziato, grazie per essere stati qua con noi. Allora, sindaco Patrizia Gaetano, sindaco di Castelforte, sicuramente è stato un esploit anche questa sera. Soddisfatti di questa serata? Senz'altro, soddisfattissimo anche per il bagno di cittadini che c'è stato, provenienti da tutto il territorio, dal sud pontino, dal casertano, dal frosinate. Il momento più toccante della serata, visto che c'è stata anche un po' di emozione un po' da parte degli ospiti, ma sicuramente anche delle figure rappresentative del comune. Diciamo, il momento più toccante, ecco, che ha toccato di più. Diciamo che io sono emozionata per aver premiato Gino Paoli, perché sono una sua fans da tanti anni, e poi l'aver sentito delle canzoni molto famose del suo repertorio comunque ti lasciano un po' di emozione addosso. Siamo con Angelo Pompeo, il delegato alla pubblica istruzione qui al comune di Castelforte. Allora, un suo giudizio su questo evento che ogni anno veramente fa molto parlare di sé. Vabbè, questo è un volano che serve a pubblicizzare le nostre terme, già sono abbastanza pubblicizzate, però abbiamo riscoperto il premio Suio dopo tanti anni, in quanto è stato istituito 20 anni fa e poi perso man mano per la strada. Questo ci fa onore, perché già questa è la terza edizione, nuova edizione, e abbiamo colto l'occasione per portare a Suio tanta gente anche dai paesi limitrofi, ma soprattutto dalle grandi città. E qui siamo con le curatore pubblicitarie, possiamo dire, dell'evento qua, della manifestazione Premio Suio Terme 2012. Beh,
Sì, è vero, abbiamo curato la pubblicità a livello locale e nel Golfo di Gaeta. Siamo molto soddisfatti di come è andata la serata, come avete visto si è appena conclusa, è stata una bella manifestazione, è giunta alla terza edizione, ce n'erano già state altre negli anni passati, ma di questo ne hanno già parlato. Niente, che altro dire, è stato veramente bello, è stata una serata all'insegna dell'arte e della cultura e speriamo che Suio abbia il suo decollo. Quello che tanto speriamo da tanti anni è che veramente quest'anno ce la mettano tutta, ma per proiettato verso il futuro di questa zona che è veramente bellissima, ma soprattutto è tra le migliori zone che ha le acque migliori nel mondo. Grazie, grazie ancora, arrivederci, buonasera. Noi amici ci rivediamo al prossimo incontro sempre con Tirreno Arte. Da Suio vi ringraziamo per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata.